Quanto sta avvenendo di fronte alle coste di Lampedusa è una tragedia di proporzioni enormi. Siamo una guerra nella guerra, perché chi è che scappa e che raggiunge le coste di Lampedusa è coloro che fuggono dalla guerra e che muoiono per cercare di avere una speranza di una vita diversa. E fin quando non si capirà che questa migrazione sarà continua, sarà impossibile cercare di frenare queste tragedie. Io credo che oggi la politica dovrà dare una risposta. La solidarietà vuota non è più il tempo. È necessario invece affrontare queste emergenze, che sono delle emergenze che richiedono un intervento della politica. Cosa può fare la politica e cosa poteva fare questo Consiglio Comunale? Alcune cose molto semplici. Intanto si poteva proporre come una città dell'accoglienza, una città di accoglienza per i superstiti, ma altrettanto lavorare su quella che è la richiesta di tutte le associazioni umanitarie in questo momento, sostenere una richiesta non solo di un cordoglio umanitario, ma anche di un riconoscimento di persone che non hanno nome e cognome e quindi, quanto stanno chiedendo in tanti, di lutto nazionale. Queste sono alcune cose da cui la politica non si doveva sottrarre. Per noi è stato sbagliato interrompere il Consiglio Comunale, perché oggi non è più il tempo della vuota solidarietà, oggi è il tempo finalmente di assumersi le proprie responsabilità e pensare a un'Europa diversa, un'opera di diritti dei popoli e non a un'Europa della fortezza che in questo momento fa solo morti nel Canale di Sicilia.